Ho trovato la donna dei miei sogni, cioè io non so quanto posso raccontare, racconterò poco. Paolo fa questo video, ho trovato la donna dei miei sogni, però lui mi scrisse anche. Questa ragazza che mi piace molto, mi sono infatuato. Quando poi parlammo in live con questa ragazza, Paolo, questa... Tu ti sei infatuato, ma mi sa che... sta attento. Poi stai male, ci... No, fai testa tua. Vediamo se è andata bene. Qua era stato avvertito da tutti. No, Paolo è così, ragazzi. Purtroppo non c'è. Non... Quando è live, Paolo è lui. Purtroppo, per fortuna. Nel senso, non c'è il meme. È lui al quadrato. Tipo io, più o meno... Adesso a parte Pablo da Dario, che si scherza sempre, eccetera. O da Dario in generale. Però qui... su questo livello qua, Paolo in live va oltre. Off live è un po' più riflessivo. In live va super. Tipo quando sono andato io la prima volta, che si sì, è una brava persona, Paolo, assolutamente, che ha fatto tutta quella roba in live. Non è che era qualcosa che ci eravamo detti, fai, io non sapevo niente. Abbiamo detto andiamo in live, e poi in live così ha provato a baciarmi, mi saltava addosso, sembrava mi volesse spogliare in live, era una roba senza senso. Però lui è così, va a due per. Quello che magari sopprime prima, in live non ha paura di niente. E quindi va dritto. Giuppi, Giuppi TV, sei Giuppi, Giuppi TV. Vicino alla cotoletta preferisco un rosso e se lunga della cantina Bastianich. Stavolta almeno la mia figlia in faccia. Ma che merda, cazzo. Carola, no, fermi! Fuori dal personaggio, fuori da qualsiasi cosa! Confermo, sono il pollo. C'è qualcuno pensa che queste robe le fa apposta? No, ragazzi, le fa così. Sia in live che fuori live è esattamente così. Ciao Paolo, sono contento che tu e Giusy siate tornati insieme. Sarò molto felice insieme. Sono ubriaco. Che poi la cosa assurda è che Paolo veramente tiene le cose delle ex. Quello che fa ridere di tutto questo, magari uno che lo vede da fuori pensa, vabbè, è content, lo fa per far ridere, queste cose qua, come magari, che ne so, chi ha visto il Luca vs Steam, quelle robe là. Cioè, dici, vabbè, lo fa per far ridere, si scherza, è goliardico e tutto, ma Paolo realmente c'ha due cassetti a casa, tutta la parte dell'armadio con solo robe delle ex. C'ha un cassetto tutta roba di Giusy, maglia, calzetti, mutande, reggiseno, tutto. Tutto conserva preciso delle ex. Sta cosa non ha senso. Metti che tornano. Paolo, no, che cosa vuol dire? Però guarda, io ho fatto Challenger Top 23 Sì, ma Europa, non serve a ok? niente. Cioè, lol, Creme Word Flex, della lol. The creme, Word qui hai trovato Flex. la meglio Sì, ma non conta merda, un cazzo, non è lo zainetto. Non conta niente. Non ok? è lo Lo zainetto, non zainetto. vale, Che cos'è lo Non c'è scritto nella zainetto? mia bio. Wow. Ah, quello di LOL, ok. Gli danno uno zainetto. L'unica cosa che lui ha fatto nella sua vita, il challenger di LOL top 23, è... conta zero. Per lei. Che poi qua si vede in questa scena come lei sia riluttante perché rimane sempre così al tavolo. Non è mai protesa verso di lui. È sempre all'indietro. E più lui si avvicina, più lei si allontana. E più lei si allontana, e più Paolo, con il suo lunghissimo collo giraffineo, prova ad insinuarsi. Mi hanno 28 anni, 30 anni. Magari adesso mi devo 25. assumere perché sono L'istinto stanco. sopravvivenza primordiale è pronto a scappare. Quanti me ne resti ancora prendendomi in giro? Vuoi sapere? No, Non mi non... No, offendo. sui 30. Volevo dire 35, però 30 già c'è distrutto così. Vabbè. Vabbè. Vai per i 30. Distrutto. Come è arrivato a tenerti la mano? Ho bisogno del pezzo. Perché gli sta tenendo la mano? Perché gliela rapite le mani? Come ha fatto? Lei era indietro, riluttante.
guardi così. No, Paolo, quello sguardo languido, no. No, no. Con l'alert guardo importante fragola. Cazzo. No ragazzi, perché rido? Perché rido? Perché dal primo momento gliel'abbiamo detto. Paolo, no. No, che ci stai solo male. Niente, per la sua strada, dritto. Paolo, no, no. Andate. C'è un attimo in cui lei si avvicina. C'è un momento in cui lei rimane, da dopo il vabbè, vede che Paolo si avvicina e come per colpa dei neuroni specchio, lei fa questo movimento qua, lui si avvicina e lei fa questo. Però è colpa dei neuroni specchio, perché la persona che si avvicina, cioè stai parlando, c'ha le mani così, e si avvicina come... È un movimento innaturale, se ti viene incontro, se ti fa repulsione scappi, se no ti protrai per sentire una roba che... Vedi, guarda. Lei lo vede dopo che apre gli occhi, 0.2 per fare in modo che il cervello capisca, si avvicina, eccoci. Si mette di lato... Quello lo vediamo in prospettiva, ma secondo me, ecco, Paolo era più verso qua e lei più verso qua, come per porgere l'orecchio. Perché lei c'ha un piccolo ripensamento, poi si avvicina. E poi devia, vedi? Lei stava già andando verso l'orecchio. Paolo apre la bocca per un attimo, vedi? Guarda, guarda, guarda. Cioè, in questo frame, lei passa da bocca chiusa a bocca aperta. Eccolo. Curva la testa. E subito compra la situazione e si ritrae. Paolo si accorge, si sta ritraendo. 0.2 di ping, forse lì 0.1 perché è challenger. Quindi c'ha un po' di meno latenza che lei si ritrae. E anche Paolo... inizia a tornare indietro. Lei con le mani, se vedete il movimento, Paolo sta con il pollice a premere sull'indice di lei. Guardate, aspetta, sto indicando col dito, guardate qua. Questo è importante. Lui sta col pollice sopra, che sta premendo, vedi? Arriva lì. Lei con le mani, quando lui va in quel punto in cui apre la bocca e inizia a contrarsi... Eccolo. Spinge. Vediamo i polpastrelli. Paolo si trova il polpastrello spinto, con lei che irrigidisce entrambe le braccia. Ed ecco qui il pollice che va a scivolare sopra la mano, perdendo la presa, e ritorna al punto di partenza. Qui abbiamo una tensione finale. Quando riprova a tornare col pollicione, aperto la bocca per dire no. Ora lo rivediamo, eh? Eccoci qui. E il momento esatto in cui il cuore di Paolo si spezza è... Lei si distanzia. Lui inizia a contrarsi e la realizzazione arriva qui. Questo momento qui. Quando passa dal guardare le labbra a guardare negli occhi. Questo è il frame esatto in cui comprende che è tutto finito. C'è un momento in cui Paolo... supera la rottura in favore del content. Io conosco lo sguardo di Paolo. E c'è un momento in cui dalla rottura si passa al cazzo, se ne sta andando davvero. E quindi la sua testa avrà pensato: vabbè, è comunque venuto un content incredibile. Vi dico esattamente qual è il momento. È una microespressione, dura 0203. Adesso ve la faccio vedere. Thank you.
qui, questa qua. L'istante stesso in cui dall'alto guarda in basso e capisce che si sta alzando, eccolo, qua è. Ancora è perplesso alla cosa. Qui capisce quando lei è lì in avanti, 0.2 per andare al suo cervello. Tac. Ed eccolo qui. Inizia il ghigno, conscio dell'incredibile content portato a casa. Prendi il telecomando e schiaccia, sai bene quel tasto. Indovina chi c'è su YouTube. È Giuppiti.